Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di due metodi diversi per guadagnare somme di denaro. Il primo metodo è connesso, comunque si addice di più ai dipendenti, mentre il secondo metodo si addice di più agli imprenditori, comunque agli investitori. Io nel corso della mia breve e corta carriera lavorativa ho provato tutte e due queste tipologie e metodi per generare denaro e in questo video voglio consigliarti quale secondo me, secondo il mio punto di vista, è il migliore tra questi due. Quindi se sei un appassionato di crescita personale o finanza personale, guardati questo video fino alla fine perché credo ti possa interessare. Sono concetti, è vero, semplicissimi e banali, però a cui nessuno pensa solitamente. Allora, il primo metodo per guadagnare somme di denaro, quello più scontato, quello più banale, prevede che la tua entrata, la tua fonte di reddito è in qualche modo connessa al tempo. Hai una tariffa oraria, hai una skill, lavori nel mercato e moltiplichi questa tariffa oraria per il numero di ore che passi appunto a lavorare e trovi il tuo stipendio. La formula è lineare, semplicissima. La tua tariffa oraria, quanto vali nel mercato con la tua skill, per il tempo che passi a lavoro trovi lo stipendio. È veramente veramente semplice. Questo è il metodo che utilizza gran parte della popolazione sul pianeta, ripeto, il più banale, quello che credo che la società e la scuola cerca di farci utilizzare, ci indottrinano a utilizzare questo metodo, secondo me. E fatemi sapere qua sotto nei commenti dove avete imparato per la prima volta a utilizzare questo metodo qua, magari dai familiari, dai parenti, da amici o da un'esperienza lavorativa. Io l'ho imparato con un'esperienza lavorativa. In quarto superiore sono andato a lavorare a McDonald's, ho fatto un colloquio, il selezionatore era anche il titolare del McDonald's e è stato correttissimo, mi ha detto: guarda Filippo, noi possiamo farti un contratto di apprendistato a tempo indeterminato, la tua paga oraria per questa mansione, questo lavoro è 4 euro e mezzo l'ora, mi sembra, facciamo 5 per comodità nei calcoli, lavorerai al mese 100 ore, quindi fai tu i calcoli, mi ha detto, e vedrai che lo stipendio risponde a questo. È stato veramente un colloquio dove ha filato tutto liscio, è stato veramente corretto, mi ha detto da subito quanto avrei guadagnato, cosa che non fanno in realtà in molti. Era poco, è 500 euro, però avevo 16-17 anni, quindi ero un ragazzo veramente ricco, anche perché non avevo tempo per spendere questi soldi, quindi strafelice inizialmente. Lo stesso giorno fanno un colloquio anche un'altra persona, che poi successivamente è diventato mio amico, aveva la stessa mia età, faceva la stessa mia mansione, anzi forse anche qualche mansione e ruolo sotto di me, passava lo stesso tempo a lavoro, però lui hanno fatto un contratto d'operaio, prendeva una tariffa oraria diversa, lui aveva invece che 4 euro e mezzo, 5 o 5 euro, prendeva 7 euro e mezzo o 8, non ricordo esattamente, facciamo finta siano 8. Quindi lui faceva le stesse cose, anzi lui scaldava i panini, io ero capo della produzione di quel punto vendita di quel McDonald's, non ero manager, ero capo produzione, e lui guadagnava più di me, era assurdo. Quindi mi sono iniziato un po' a girare le scatole perché faceva le stesse ore e le stesse mansioni e prendeva più di me, per cui ho detto comunque ho imparato in quell'evento, ho imparato che c'era un modo per innalzare lo stipendio se qualcuno utilizza questo metodo per guadagnare. Il primo modo per alzare lo stipendio è fare leva su questa variabile, sulla skill, sia per contratto, come è successo di a McDonald's, oppure sia che ti riformi e vai a imparare una skill che è apprezzata di più nel mercato e quindi guadagnerai di più. C'è un altro modo in realtà per alzare lo stipendio, è quello di utilizzare questa variabile, quindi far salire il numero di ore passate a lavoro. E il tempo in realtà è il metodo più sbagliato, la variabile più sbagliata per aumentare lo stipendio, secondo me, perché per due motivi. Il primo è che ti privi del tempo per vivere, per stare con i familiari, le persone a cui tieni, la persona amata, il tempo che puoi passare a divertirti, allo svago, quindi il tuo tempo libero. E secondo, utilizzare questa variabile è sbagliato perché è una variabile che è cappata, nel senso è limitata, ha un tetto massimo. Non puoi più alzarla dopo un certo punto, ci sono 24 ore al giorno, devi anche dormire, mangiare, fare magari qualche altro tipo di attività e quindi è molto limitata, anche al mese, insomma, se cambi data, ma anche se fai conto di un mese, puoi lavorare solo 8 ore, non puoi alzarlo all'infinito. Io in realtà successivamente ho lasciato il McDonald's, adesso ti racconto come mai ho alzato e in che modo ho alzato lo stipendio con queste due leve. Ho lasciato il McDonald's perché avevo tipo in quarto superiore 2-3 debiti a fine anno, ho detto meglio mollare qua per non ripetere l'anno, così studio l'estate, ho detto mi salvo in corner e vado avanti. Infatti ho mollato, dato tutto bene per fortuna, c'è una scuola particolarmente difficile, erano scientifici
abbastanza tosto. E successivamente ho fatto l'università economia e gestione aziendale e ho iniziato a lavorare a pizzaiolo. Quindi lì ho iniziato a guadagnare di più, non da subito perché ho dovuto fare 2 mesi di formazione gratuita, quindi lavoravo a gratis in sostanza, altri 2 mesi dove guadagnavo veramente pochissimo, quasi quanto al McDonald's, perché bruciavo pizze, facevo ritardi, ero scarsissimo. Però dopo ho iniziato a guadagnare prima 12 euro l'ora, poi a fine carriera, perché poi ho smesso di fare il pizzaiolo, ma a fine carriera sono arrivato a prendere anche 18 euro l'ora qui in Umbria, che è estremo per un pizzaiolo, veramente un bel prendere. Dopo è ovvio che se uno va a lavorare in Australia, lì i lavapiatti guadagnano, mi sembra, anche sui 20-22 dollari l'ora, quindi i pizzaioli guadagnano anche di più, però qui in Umbria prendevo tanto per un pizzaiolo. Anche lì una guerra tra poveri, perché come è stata la guerra tra poveri tra me e il mio collega al McDonald's, no? Che guadagnavamo con 300 euro di differenza, anche qui da pizzaiolo guerra tra poveri, perché tutti i miei colleghi universitari hanno iniziato magari a lavorare come sportellista bancario o in consulenza, e mi dicevano: ma sei pazzo a fare il pizzaiolo, vieni a lavorare da noi, che cavolo fai il pizzaiolo, sei pazzo. Io dicevo: sì, però sto guadagnando magari il triplo di te. Loro dicevano: sì, però la società non ti affida quello status symbol che magari hai se lavori in banca o così via. Quindi qui era una guerra tra poveri, e dico guerra tra poveri perché ho scoperto che esiste un metodo migliore per guadagnare. E da lì infatti ho smesso quasi del tutto, ancora non del tutto ma quasi del tutto, diciamo per un 99% ho smesso di guadagnare con questo metodo qua, vendendo il mio tempo, e spero che anche tu farai lo stesso dopo questo video qua. Ho iniziato ad appassionarmi, anzi ero già appassionato di crescita personale, finanza personale, però in quel momento ho capito che esisteva un altro metodo per guadagnare, e vedeva che la tua entrata non era corrisposta, non era collegata in qualche modo al tempo. Dovevi creare valore, dovevi portare risultati a brand o a persone, aziende con cui collabori, e guadagni per il valore che porti. Nella finanza personale, nella crescita personale, c'è una storia molto interessante, è una favola che poi cambiano di volta in volta, però la base è la stessa, dove un'azienda che aveva un macchinario che serviva per un processo produttivo, per produrre dei beni poi per poi rivendere e fare utile, si rompe questo macchinario, l'azienda chiama dei tecnici per ripararlo, nessuno riesce a ripararlo. Successivamente trova uno specialista, questa azienda, per riparare il macchinario, arriva lo specialista, gira una vite e la macchina riparte, quindi il processo produttivo riparte, l'azienda torna a produrre, quindi torna a fare utile, tutti contenti. Poi lo specialista però arriva dal proprietario dell'azienda, gli porta la fattura e gli dice: caro mio, sono 5.000 euro. Il titolare dice, spiazzato, dice: ma come, hai girato una vite, sono 5.000 euro? Fammi la fattura voce per voce, così vedo dov'è tutto questo costo. Lo specialista porta la fattura e dice: ok, 1 euro sono per girare la vite, 4.999 euro sono per sapere quale vite girare e per... anche il fatto, per l'urgenza e per il fatto che ti ho fatto ripartire il processo produttivo e ti ho salvato, insomma, dal fallimento aziendale. Il titolare dice: ok, è vero, devo pagarti perché altrimenti sarei andato in bancarotta, mi ha portato effettivamente tanto valore. Questa qua ovviamente è una favola, però si addice anche a tante mansioni. Pensa anche a un dottore che ti salva la vita, a un idraulico che magari ti salva la casa dall'allagamento, anche al rappresentante. Io ho sia amici che parenti che fanno i rappresentanti, guadagnano anche sopra i 100.000 euro l'anno, perché aumentano il fatturato dell'azienda. Vengono pagati per risultato, per il fatto di aumentare il fatturato dell'azienda, non per il fatto del tempo che stanno lì in un processo produttivo. Se questo, ad esempio, se questo rappresentante raggiunge il risultato mensile, anche, non so, il primo del mese, lui può smettere di lavorare per quel mese. Molti miei amici lo fanno e guadagnano comunque sia cifre abbastanza elevate. Poi questo si addice benissimo agli influencer, soprattutto questo è all'estremo su Instagram, dove magari con un post, con una foto, che ovviamente fare foto è più semplice che fare video, infatti credo che ho sbagliato a fare l'influencer su YouTube, dovevo fare Instagram. Pensa che era Ferragni, con un video guadagna tantissimo, fa fatture veramente a tanti tanti zeri. Ma non per l'azienda non paga Chiara Ferragni per il tempo che passa a creare il contenuto, ma la paga per il valore che fornisce l'azienda in termini di visibilità e anche di risultati, in qualche modo, sia a volte sono anche verificabili, ad esempio per i casi di referral link e così via. Quindi Chiara Ferragni viene pagata per questo, non viene pagata per il tempo che passa a fare la foto, che magari ci può volere
un secondo. Anch'io ho iniziato a utilizzare questo metodo qua e devo dire che, e te lo consiglio assolutamente, devo dire che funziona benissimo. Anch'io posso in qualche modo portare risultati a brand e ad aziende, e brand e aziende mi pagano per il valore che porto, non per il tempo. Se io ci metto mezz'ora a portare ad esempio 10.000 euro in azienda, l'azienda è disposta a darmi anche 3.000, 4.000 euro tranquillamente. Non gli importa l'azienda se gli riporto, se il mio sforzo che faccio io è mezz'ora o 10 minuti o un secondo. Alle aziende, comunque a delle persone, importa anche il risultato, soprattutto il risultato. Anch'io, se fossi dalla loro parte, se qualcuno mi porta 10.000 euro, gliene do molto volentieri 4.000, anche di più, anche 5.000. Gliene do. Quindi questo è un metodo molto molto diverso per guadagnare, e è veramente molto molto migliore. Altro metodo che rientra sempre in realtà dentro questo metodo qua sono le rendite passive, quindi dividendi, royalties, cedole, interessi, ce ne sono tantissimi metodi qua, AdSense, tutti i tipi di entrata in maniera passiva. Anch'io ho fatto caso questo mese qua, solo tramite AdSense e solo tramite i referral, ho guadagnato ancora la cifra che guadagno tramite questi tipi di entrata passiva sono basse, però ho visto che sta aumentando mensilmente e mi sono accorto che questo mese qua gran parte delle mie entrate passive sono state prodotte da miei sforzi passati. Io ho dei dati insight, posso vedere da dove provengono queste entrate e quindi qualcuno di voi mi può dire: sì Filippo, però stai continuando a fare video con AdSense e quindi sprechi in qualche modo il tuo tempo. Sì, ci può stare, però le mie entrate di AdSense e di referral ho visto che per il 90% in questo mese qua, per il 90% provengono da sforzi passati, quindi dove io in realtà non ho dovuto lavorare per guadagnare. Quindi ti consiglio veramente di smettere se puoi, perché poi non tutte le mansioni purtroppo possono passare a questa tipologia e metodo per guadagnare, però se puoi cerca di scervellarti, cerca in qualche modo di passare a questo metodo qua, perché è molto 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 meglio, te lo assicuro. Ci vediamo al prossimo video, ciao.